la parola a Marco Scicchitano. Grazie. Allora, sono molto contento di essere qui, di essere considerato anche, di vivere questa avventura insieme a Mario, Costanza e Padre Maurizio in amicizia, perché credo che faccia veramente la differenza, perché è un sentimento nobile secondo me l'amicizia. Allora, mi ha chiesto di commentare un capitolo, quantomeno di partire dal capitolo in cui Mario affronta in modo coraggioso e chiaro alcuni temi, tra cui appunto le tossicodipendenze, la pornografia, e io allargherei in generale alle dipendenze comportamentali, cioè al fatto che l'uomo sempre cerca una soddisfazione, l'uomo sempre cerca una gratificazione, cerca di equilibrare un equilibrio che dentro non, magari non trova più. E partire da questa citazione di Aldous Huxley, che non condivido del tutto, ma partiamo da qui: che l'umanità in genere sarà mai in grado di fare a meno dei paradisi artificiali sembra improbabile. La maggior parte degli uomini e delle donne conduce una vita, nella peggiore delle ipotesi, così noiosa, nella migliore così monotona, povera e limitata, che il desiderio di evadere, la smania di trascendere se stessi, sia pure per qualche momento, è ed è sempre stata uno dei principali bisogni dell'animo. L'arte, la religione, i carnevali, i saturnali, la danza, l'oratoria, sono serviti tutti da brecce nel muro. L'Occidente ha permesso soltanto l'uso illimitato di alcol e tabacco. Tutte le altre brecce nel muro chimiche sono etichettate come narcotici, e i suoi consumatori tossicomani. Allora, Huxley è un intellettuale di notevole spessore, anche dal punto di vista intellettuale. Qualcuno avrà letto forse Un mondo nuovo, no? E riflette, dice tante cose in questa breve citazione, che vorrei commentare tutte ma lasciamo perdere. Teniamo per adesso una cosa, che lui individua bene: il fatto che l'uomo ha una smania, ha una voglia lui dice, di trascendere se stesso. E poi a questa smania lui fa corrispondere la volontà di rompere un muro. Allora, perché ci serve questa citazione? Perché effettivamente, non so, mi credo da poco tempo fa di entrare in un tabacchi, sono entrato e c'erano almeno 3 slot attive con la fila, e mentre uscivo entrava una signora che faceva veramente fatica a camminare con i soldi pronti, spicci, stava lì, vedeva gli spicci pronti da mettere dentro le slot, no? Oppure io faccio il clinico, sono fondamentalmente un clinico, io lavoro come clinico contro le persone, e quante volte parlando con le persone mi rendo conto che hanno lo stesso, io vedo in una persona nel suo modo di parlare lo stesso atteggiamento che posso vedere in quella signora anziana, cioè una persona che fa fatica proprio a muoversi, ha pochi spicci in mano e li spende per cercare di star bene. Come può? Non è evidentemente questo un giudizio morale su quella signora, non è questo, ma è per fotografare una condizione umana che anche Huxley ha a suo modo, appunto non è condito del tutto, però a suo modo fotografato. La cosa che a me preme, a noi preme, immagino, è soprattutto quello di declinare questo in positivo, e soprattutto per chi ha più bisogno di positivo. Mi piace l'impostazione che ha dato anche Costanza, e la così, insomma, questa versione creativa dell'arma di costruzione di massa, no? Perché noi quello che siamo interessati a, in generale, ciascuno nel suo ambito, comunque a portare un positivo, perché c'è qualcosa che sta minando profondamente la vitalità della nostra società civile e in generale civiltà occidentale.
E quindi ci interessano i giovani, ci interessa il futuro, no? Questo che sto dicendo riguardo le dipendenze è tanto più vero per i giovani, perché non si dice spesso, o non lo dicono quando si affronta per esempio il tema della liberalizzazione delle droghe o qualsiasi altra forma di presunta libertà che uno ha di comportarsi come desidera e come vuole, e che non si sviluppa pienamente il cervello umano a 11 anni. Non è così. Dire a un bambino sei libero, fai come credi, sviluppati, ma scegli liberamente a 11 anni è falso. Perché se io dicevo a quella signora anziana, ma signora, ma perché con quei soldi va lì? Ma si faccia una corsetta che le farà bene, quella signora non può, non ha i presupposti fisici, no? Per produrre endorfine con la corsetta, che per esempio Costanza quanto pare ha, meravigliosa. Un ragazzo non è libero perché non ha la condizione anche cerebrale, maturativa, di fare scelte in maniera che corrispondono veramente a chi è veramente, totalmente. Scelte libere. Un ragazzo sente dentro di sé forti impulsi e risponde anche lui come può. Tante voglie, vuole conoscere il mondo, una grandissima voglia di conoscere e di orientarsi, di provare, di toccare, come quando uno entra in una camera buia e comincia a toccare le cose, no? E a usarle, soprattutto i maschi, tra l'altro. Però magari è utile che c'è qualcuno che in quella camera gli accende una luce, o gli mette come si fanno nei teatri dei percorsi illuminati. Qui c'è l'uscita, qui c'è la ruota di sicurezza, qui c'è il bagno. Ecco perché mi piace molto l'impostazione che Mario ha dato in generale al libro a trattare questo argomento. Che ci vogliono delle indicazioni, ci vogliono degli adulti, ci vuole una responsabilità civile, ci vogliono delle prese di posizioni che sanno indicare, che sanno porre una prospettiva. Riguardo alla prospettiva, che cosa possiamo dire? Cosa che non si dice mai, che esistono valori. In psicologia questa parola non è tanto usata, anche se ultimamente si sta facendo un po' più presente, perché che è evidente che spiegare cosa è un essere umano a partire solamente da alcune funzioni cerebrali, dinamiche psicologiche, alla fine risulta sempre riduttivo. Bisogna aprirsi per spiegare l'essere umano anche in parte a una cosa che è misteriosa, un mistero. Il mistero dal punto di vista scientifico, concretamente, è la coscienza, il fenomeno della coscienza. Noi tutti abbiamo, ma che se proviamo a riflettere quanto sia incredibile, è veramente misterioso. Attualmente non è chiaro dal punto di vista neuroscientifico come dei neuroni, sapete che i neuroni, no, producono scariche elettriche che insieme formano sistemi neuronali che sono collocati in varie zone. Questo è il cervello formato da neuroni che fanno scariche elettriche. Come da questo nasca un essere umano che è capace di comprendere di esistere. È un mistero, di fatto è un mistero. Io ho letto i due autori più autorevoli, che sono Edelman e Damasio, su questo. Entrambi hanno teorie abbastanza simili, quindi molte cose si stanno capendo, ma arrivare a comprendere esattamente nella dinamica del funzionamento cerebrale come sorga a un certo momento la coscienza è un mistero. E tra l'altro la coscienza è esattamente quello che differenzia nell'evoluzione degli esseri viventi i mammiferi dall'essere umano. La capacità di autorappresentarsi, la capacità di dare significato alle esperienze, è una cosa che non è nemmeno pensabile negli esseri, negli animali, nei mammiferi. Nonostante condividiamo molto, ed è evidente che qualcosa abbiamo in comune,
c'è qualcosa che ci differenzia in maniera, come dire, definitiva, ultima, che è appunto la coscienza. E infatti Edelman, quest'autore che vi ho citato, per descrivere un po' lo stupore di fronte a questo fenomeno della coscienza, e anche il titolo, poi il suo libro più famoso l'ha chiamato esattamente così, usa una poesia di Emily Dickinson che dice: "The brain is wider than the sky. For put them side by side, the one the other will contain with ease, and you beside." Che dice: il cervello è più esteso del cielo, l'uomo è più esteso del cielo. Se li metti vicino l'uno con l'altro, l'uno, il cervello, contenerà l'altro con facilità. E questa è appunto la misteriosa realtà della coscienza, che appunto ha due caratteristiche fondamentali. Uno, quello di rappresentare se stesso e quindi l'autoriflessività, e l'altra, quello di dare significato alle esperienze. Perché è importante questo nel discorso delle dipendenze? Perché, ritornando ad Huxley, dice: il desiderio di evadere, la smania di trascendere se stessi, sia pure per qualche momento, è un bisogno dell'anima. Chi parla ai ragazzi di significato dell'esperienza, di dare significato alle proprie esperienze? Chi glielo dice? Il mantra è: sii libero di autodeterminarti. Allora, questa è veramente un'affermazione che io trovo, e forse è il mio nemico principale dal punto di vista teorico, l'autodeterminazione, che non ha senso, è estranea all'essere umano. L'essere umano nasce in una relazione, l'essere umano è relazione, la coscienza è sempre relazionale. L'autodeterminazione va sempre iscritta all'interno di un sistema di relazioni e di significati che gli dà senso. In realtà, dire sii libero di determinarti vuol dire che l'adulto si mette dietro il sipario della vita e lascia il ragazzo dentro, nella sala buia, a tastare e toccare, a usare quello che riesce. Questo in generale vuol dire. Dire sii libero di sentirti chi sei, sii libero di provare, sii libero di fare quello che vuoi, sii libero di essere chi sei, a una certa età, cioè quando i ragazzi non sono pienamente sviluppati, vuol dire fare un passo indietro nell'educazione, fare un passo indietro nella responsabilità, non occuparsi di quello in cui invece, come educatori, come adulti, come psicologo, come uomo che lavora dal punto di vista politico, civile, come scrittrice, come sacerdote, ognuno nella vostra realtà, siamo chiamati a fare, perché noi siamo tutti adulti, penso, tranne Mario. Però è una cosa che ci appartiene a tutti, ed è una cosa che veramente soddisfa quel bisogno che invece poi si cerca di soddisfare con le monetine dentro le slot o con le cannette. A quella chiamata, a quel desiderio, a quella smania che Huxley vede, che tutti noi conosciamo perché ce l'abbiamo tutti dentro, c'è una risposta diversa dalle dipendenze, c'è una risposta diversa dalle monetine che si esauriscono sempre. E qui cito un altro psicologo, Viktor Frankl, recluso nei campi di concentramento, sopravvissuto ad Auschwitz, che dice: ciò che l'uomo necessita davvero non è uno stato di mancanza di tensione, ma piuttosto il lottare e sforzarsi per qualche obiettivo degno di lui. Ciò di cui ha bisogno non è alleviare la tensione ad ogni costo, ma la chiamata ad un significato potenziale che attende di essere soddisfatto. Questo è un messaggio rivoluzionario da dare ai ragazzi. Non prenditi cura del tuo mal di pancia, stai attento, non devi provare stress, no, cerca di sempre star bene. No, dagli una prospettiva di senso che lo aiuti a sentire come significativa anche la fatica, il sacrificio,
quello che gli serve per crescere. E quindi io oggi mi sento di citare Don Maurizio Pelù, che è stato ieri rapito in Nigeria. Perché stava lì? È un italiano di Firenze che sta in missione in Nigeria. Perché un uomo sta lì appunto da. È stato già rapito un'altra volta, un'ora e mezza l'hanno rilasciato, però lui è rimasto, l'hanno raccontato ieri. Perché è rimasto? Probabilmente perché il suo sentire come significativa la sua vita corrisponde a una dimensione oblativa, di darla questa vita, di spendersi. Questa cosa viene mai detta? Non viene mai detta, ragazzi, non vengono dati messaggi forti, non viene presentato la capacità di spendere la propria vita per qualcosa di fondante, per cui vale la pena vivere, ma vale la pena anche, per domenica, forse anche morire. Io di questo gli parlerei, di valori. I valori sono la risposta alle dipendenze, non solo l'educazione emotivo-affettiva, tutte queste cose, no? Ma anche la capacità di avere valori, di avere idee chiare, perché i ragazzi di questo hanno bisogno. E concludo sempre con Emily Dickinson, che alla fine della sua poesia, che compare il cervello prima al cielo e poi al mare, dice: "The brain is just the weight of God. For F them, pound for pound, and they will differ if they do as a syllable from sound." Dice: il cervello ha giusto il peso di Dio. Pesali, pound per pound, e loro differiranno, se differiranno, come una sillaba dal suono. Grazie.